This meeting is being recorded. Buon pomeriggio, ben arrivati. Questo è l'ultimo webinar del ciclo di eventi che sono stati promossi al Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della Open Government Week. Oggi pomeriggio parleremo di dibattito pubblico e di come questo strumento e in generale l'approccio del governo aperto può contribuire a migliorare il rapporto tra territori e grandi opere. Io vi rubo solo qualche minuto iniziale per dare tempo a tutte le persone che si sono iscritte di accedere. Vedo che state entrando nell'aula. Vi ricordo che sarà possibile porre domande ai relatori di questo webinar, che sono tanti e sarà, diciamo, un dibattito molto interessante, utilizzando la funzionalità di domande e risposte che trovate nella barra di navigazione in basso, nella finestra di Zoom. E invece vi invito a utilizzare la chat nel caso vogliate segnalare dei problemi di carattere tecnico, magari una difficoltà di connessione, non vedete le slide, diciamo una richiesta di aiuto di questo tipo che sarà evasa dalle colleghe dell'help desk che supportano l'organizzazione di questo webinar. Vedo che state continuando ad entrare, vedo anche i messaggi di benvenuto nella chat. Io aspetterei ancora veramente qualche minuto, non vorrei rubare davvero spazio perché sono tanti gli interventi. Questa che vedete è l'agenda e quindi vi fate subito l'idea di quanto sia denso questo programma. Siamo quasi alla, diciamo, metà degli iscritti, quindi lascerei la parola a Yolanda Romano che modera e introduce questo webinar. Prego, Yolanda. Grazie Laura. Laura Manconi del Formez, che è una delle anime fondamentali di questo progetto, l'Open Government Partnership. E io mi chiamo Yolanda Romano, sono l'esperta della task force di questo progetto Open Government sul tema della partecipazione. Vorrei prima di tutto salutare i relatori e le relatrici presenti e poi passare subito la parola al dottor Sauro Angeletti, direttore generale dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione del Dipartimento Funzione Pubblica. Allora, abbiamo con noi due proponenti di dibattiti pubblici che sono in corso o conclusi o in fase di attuazione, entrambi commissari straordinari. Abbiamo Vincenzo Macello, l'ingegner Vincenzo Macello, che saluto e ringrazio, direttore investimenti di RFI, e commissario straordinario di una serie innumerevole di opere ferroviarie, poi credo che accennerà qualcosa di questo. RFI che ha 11 dibattiti pubblici in corso, di cui 4 conclusi, 3 in corso e 4 da avviare. Abbiamo Vincenzo Marzi, responsabile della struttura territoriale Puglia di ANAS, e anche lui commissario straordinario di moltissime opere stradali nel nostro meridione. Ha già condotto due dibattiti pubblici, uno sulla strada Garganica e l'altro che si concluderà brevissimo sulla Barimola per ANAS. Abbiamo poi il commento sulle prospettive di sviluppo del dibattito pubblico, con tre punti di vista molto interessanti, diversi e complementari fra loro. Primo, Serenella Paci, esperta di processi partecipativi e qui presente in quanto presidente di IP2, l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica. E lei farà un intervento in rappresentanza anche di altre organizzazioni che partecipano al nostro piano d'azione per il governo aperto, il quinto dell'Italia. Abbiamo Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, che ringrazio moltissimo, che da tempo segue con tutti noi che siamo appassionati il tema del dibattito pubblico e ha una voce molto autorevole su quello che manca ancora su questo strumento, e abbiamo l'avvocato Paola Brambilla, coordinatrice della commissione VIA del Ministero della Transizione Ecologica, che in questo momento è in commissione e si collegherà tra poco. Ultimo, ma non meno importante, anzi molto autorevole, l'intervento che avremo in chiusura da parte della consigliera Caterina Cittadino, manager pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soprattutto presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico. Queste erano le presentazioni, passo subito la parola al dottor Sauro Angeletti per l'apertura dei lavori. Grazie, dottor Angeletti.
Grazie Yolanda, buon pomeriggio a tutti. Io comincio subito con i ringraziamenti a Yolanda Romano che ha ideato, organizzato, promosso e congegnato questo importante appuntamento della settimana dell'amministrazione aperta e al Formez che ci ha aiutato e supportato nella realizzazione. La settimana dell'amministrazione aperta è un'occasione, diciamo, per promuovere il ruolo istituzionale e la propensione delle amministrazioni pubbliche all'ascolto e alla coprogettazione delle loro attività e dei loro processi decisionali con i rappresentanti della società civile. Oggi, tra le tante possibili declinazioni del governo aperto, chiudiamo questa settimana parlando di un tema molto importante che è quello appunto dello strumento del dibattito pubblico. Devo dire che per alcuni di noi, per chi non lavora in amministrazioni di frontiera, diciamo così, che erogano servizi e che si cimentano nella realizzazione di opere, questo è un tema ancora abbastanza innovativo ed è importante per noi parlarne. Del governo aperto noi possiamo dare tante declinazioni, la trasparenza, l'accesso, la partecipazione, l'ascolto e così via. E tutte declinazioni ovviamente importanti, ma il dibattito sulle grandi opere, la coprogettazione di processi decisionali e di interventi ha una rilevanza del tutto particolare per le implicazioni infrastrutturali che le grandi opere determinano, per i processi decisionali complessi che vedono la molteplicità di attori istituzionali non solo che intervengono e così via. Oggi parliamo di questo e in particolare parliamo del governo aperto al territorio e già questa è un'ulteriore chiave di lettura fondamentale per le amministrazioni pubbliche che non vogliono essere ovviamente autoreferenziali e che invece vogliono aprire i loro processi decisionali. C'è da fare anche una chiarezza terminologica perché il dibattito pubblico può essere frainteso, diciamo così, per dibattito pubblico non si intende tanto un processo decisionale, ma un processo di informazione e di ascolto che è precedente alla realizzazione delle opere, nel caso in cui riguardi le opere, appunto. Questo è un tema molto importante perché sgombra il campo da alcune possibili, diciamo, alibi da un lato, ma anche da alcuni possibili, fraintendimenti. Siamo nell'epoca nella stagione del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi l'enfasi e l'attenzione che nel nostro paese è riservata ai processi decisionali e alla realizzazione di opere, in questa stagione acquisisce e acquista una valenza del tutto peculiare. E allora io vorrei chiudere questo breve intervento che aveva l'obiettivo solo di dare il benvenuto e ringraziare gli autorevoli ospiti che ci porteranno il loro punto di vista, con tre considerazioni. Quali sono gli ingredienti per la realizzazione del dibattito pubblico? Sono sicuramente la disponibilità degli strumenti, in questo caso abbiamo il DPCM attuativo dello strumento del dibattito pubblico e l'istituzione della cui è seguita l'istituzione della Commissione Nazionale sul Dibattito Pubblico, che presiede la consigliera Cittadino, che ringraziamo particolarmente per la sua presenza. E abbiamo però altre due variabili fondamentali, altre due risorse fondamentali. Una è il tempo, e Dio solo sa quanto sia una variabile stressante, diciamo, ai tempi del PNRR. Finalmente, diciamo, il tempo, con tutte le implicazioni e l'ossessione del caso, è assurdo ad una variabile strategica da tenere sotto controllo. Quindi non solo tenere sotto controllo la spesa, ma tenere sotto controllo anche i tempi di realizzazione delle decisioni e di produzione dei risultati. Questo può essere un limite o un alibi per praticare o non praticare il dibattito pubblico, cioè il tempo può diventare, e noi non vogliamo che sia così, un elemento, una scusa, una variabile per derogare e per limitare la partecipazione, l'ascolto, l'informazione e l'attività di coprogettazione che può venire dalla
da strumenti quali il dibattito pubblico. La terza variabile fondamentale, e concludo, per noi sono le competenze e la cultura. Per fare dibattito pubblico, ma anche per implementare tutti gli altri strumenti operativi e i processi di riforma della pubblica amministrazione, servono cultura e competenze. E finché questa cultura non si afferma e finché gli stessi dipendenti pubblici, io mi occupo di quello e quindi perdonerete questa digressione, non rafforzano le loro competenze in materia di amministrazione aperta e quindi propensione all'ascolto, alla partecipazione, accountability, trasparenza, eccetera, gli strumenti di cui parliamo oggi pomeriggio stenteranno, diciamo, a consolidarsi e a irrobustirsi. Il nostro lavoro è anche questo, rafforzare le competenze che sono l'ingrediente fondamentale dei processi decisionali, e questo webinar e questa settimana dell'amministrazione aperta risponde per noi anche a questa finalità. Ringrazio davvero ancora una volta Yolanda e gli ospiti che interverranno e vi cedo la parola. Grazie. Grazie molte, direttore. E, sul tema delle competenze credo che la Presidente della Commissione abbia delle cose da dire, anche un annuncio da fare, ma non voglio essere io uno spoiler, quindi vi toccherà aspettare fino alla fine dell'incontro. Io prima di passare la parola a Vincenzo Macello, che davvero ringrazio, così come tutti gli altri relatori, ma ho avuto l'onore di fare un'esperienza diretta con lui, anche abbastanza faticosa, che è un dibattito pubblico, ma adesso non entriamo nel merito. Volevo rilanciare un po' la domanda di questo webinar. E per fare questo vorrei condividere una semplice slide, vediamo se mi viene in soccorso la tecnologia, che è quella, diciamo, che viene dalla cronaca. Vediamo qua. Abbiamo due articoli, uno di ieri sul Sole 24 Ore, impianti energetici, ecco perché in Italia non decolla il dibattito pubblico, e dall'altro abbiamo un articolo di pochi giorni fa che riguarda l'annuncio da parte del sindaco Sala di volere non solo fare, ma di avere avviato la procedura di selezione del coordinatore per fare un dibattito pubblico sul nuovo stadio, e questo articolo esce su Calcio e Finanza. Sono due eventi storici che raccontano due prospettive che in questo momento si stanno confrontando, a mio avviso, in una sorta di dilemma in cui sembra che l'una delle due opzioni non possa coesistere insieme all'altra. Cioè, da una parte la crisi energetica, il PNRR, le semplificazioni che sono state introdotte con diversi decreti, anche in seguito ovviamente alla pandemia, ci raccontano un governo che più che aprirsi sta accelerando la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti che servono al paese. Dall'altra sappiamo che il dibattito pubblico è una pausa di ascolto, di confronto, e addirittura anche dei proponenti che non sono obbligati o non sono tenuti per legge a realizzare dei dibattiti pubblici si stanno affacciando su argomenti come il calcio, che vabbè, naturalmente ci aiuterà a fare un sacco di follower un dibattito pubblico sul calcio, perché i tifosi sono sicuramente molto attivi, molto più di altri target di cittadini che sono interessati alle opere. Ecco, in questo dilemma noi rischiamo di vedere il dibattito pubblico strizzato in procedure sempre più veloci che, come sappiamo, perché ce lo spiegano le raccomandazioni emanate dalla Commissione Dibattito Pubblico, c'è uno sforzo di tenere in piedi lo strumento, seppure a condizioni sempre più difficili, un po' una corsa contro il tempo, quindi tempi dimezzati per le opere dell'allegato 4 del decreto, che adesso non mi ricordo il numero, quello ex semplificazioni, tempi ridotti per la realizzazione del dibattito pubblico, però anche opere del PNRR, quelle dell'allegato 4, che vedono procedure approvative semplificate che una volta si svolgevano in sequenza, adesso si svolgono in parallelo. E inoltre vediamo una scelta come quella del decreto aiuti e l'articolo 5 annunciata poco fa della deroga
i rigassificatori non solo non saranno più oggetto di dibattito pubblico, ma neanche di valutazione di impatto ambientale. Quindi la figura del commissario straordinario in questo caso, sia per le opere del PNRR, ma non solo, perché le opere di ANAS di cui andremo a parlare non sono nel PNRR, credo mi confermerà Vincenzo Marzi, ma al tempo stesso dobbiamo riuscire a far quadrare il cerchio, e quindi questi commissari, non a caso oggi abbiamo invitato due commissari, si trovano da una parte avere il mandato di accelerare e dall'altra di avere il mandato di ritardare e ascoltare. La domanda per voi quindi, per i primi due interventi, è: come ve la gestite con questo dilemma? Cosa vi siete portati a casa delle esperienze che avete già realizzato, e soprattutto avete dei consigli per tutti noi che siamo appassionati? Prego Vincenzo Macello. Sì, buongiorno, mi sentite Yolanda? Sì, forte e chiaro, grazie. Bene, beh, intanto ti ringrazio dell'invito, mi fa molto piacere essere qui con voi e portare un po' l'esperienza che stiamo vivendo, ecco, che veramente è stata una grandissima opportunità da tutti i punti di vista, sia per tutti coloro che nei vari territori dove andiamo a realizzare delle opere possono portare il loro contributo, e per tutti i portatori di interesse, e quindi in qualche modo riuscire ad ascoltare e a far sì che i progetti che andiamo poi a realizzare siano proprio e vadano nella direzione giusta, ovvero quella di dare sicuramente dei benefici che non necessariamente sono ferroviari, ma devono essere anche di sostenibilità sociale e di tutto quello che riguarda l'impatto che ovviamente le opere hanno sui territori attraversati. Ecco. Io volevo riprendere un po' qualche aggettivo che diceva il dottor Angeletti, no? Il dottor Angeletti parlava di trasparenza, di informazione, di partecipazione. Ecco, questa è, come dire, diciamo che sono i principali elementi che ci portiamo a casa anche come rete ferroviaria, sono proprio questi. Ecco, a noi sta insegnando tantissimo anche l'approccio e il come raccontare le scelte, la genesi delle nostre opere, perché è importante, insomma, far capire anche quali sono i benefici e il perché è stata scelta una soluzione piuttosto che un'altra. Ecco. Sicuramente, come diceva sempre il dottor Angeletti, lo sottolineava anche tu Yolanda, c'è un tema di PNRR, quindi c'è un tema di tempistiche, soprattutto all'interno del PNRR ci sono poi i progetti cosiddetti strategici, insomma, che sono all'interno dell'allegato 4 del decreto 77, per i quali effettivamente c'è stata anche una milestone importante per l'Europa, per il PNRR, che è stata quella proprio di abbreviare il più possibile il percorso e gli iter autorizzativi per riuscire in 6 mesi a iniziare ad avviare gli iter autorizzativi e a concluderli per poi procedere con le gare d'appalto e la realizzazione. Ovviamente, come sapete, il PNRR ha la scadenza giuridicamente vincolante ad agosto 2026, voi tenete conto che un'opera ferroviaria di quelle che abbiamo inserito nel PNRR hanno mediamente dai 2 anni e mezzo ai 3 anni e mezzo di realizzazione, per cui insomma agosto 2026 è veramente domani mattina, ecco, quindi sicuramente gli interventi normativi per noi sono stati veramente importanti. Cosa ha comportato però questo? Di partire in parallelo su tutto quello che sono stati un po' le procedure che normalmente nella procedura ordinaria vanno in serie, quindi dalla verifica di impatto ambientale piuttosto che all'apertura della conferenza dei servizi e in più ovviamente anche il tema del dibattito pubblico. Dibattito pubblico che, come sapete, ha una procedura ordinaria e una procedura, diciamo, un rito abbreviato, una procedura abbreviata. È ovvio che insomma ci ha messo adesso a dura prova un po' tutti, un po' perché era la prima volta, un po' perché i tempi veramente erano abbastanza importanti e stretti, sia per coloro che hanno collaborato con noi per la predisposizione del progetto del dibattito pubblico, ma anche per tutto quello che è stato il dossier da predisporre e anche tutto quello che è stato l'ascolto che c'è stato, diciamo, nei 45 giorni del dibattito pubblico. Poi dopo magari vado un po' più nel merito, nel dettaglio su questi temi. Però sono stati, almeno per i progetti, per i dibattiti pubblici che abbiamo avviato e concluso, ma anche quelli in corso, sono stati veramente dei periodi molto 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 intensi.
dove diciamo le giornate sono forse con veramente con delle riunioni serrate, con dei confronti serrati, tematici, ma soprattutto la cosa importante è che sono stati affrontati per i progetti, oltre che a quello che sono state un pochettino il racconto e l'informazione sui benefici delle opere, ma andare proprio a toccare quei temi più caldi che ovviamente hanno impatto direttamente sulla cittadinanza e su tutte le comunità che appunto attraversiamo. Uno per tutti, il tema degli espropri, piuttosto che delle viabilità cittadine e quant'altro, ma anche qui poi cercherò di dare qualche elemento. Quindi per noi, diciamo veramente, è stato ed è uno strumento importantissimo, e lo è anche per i progetti dell'Allegato 4. Ovviamente il PNRR va a inserire, a introdurre delle tempistiche, come dicevi tu, Yolanda, noi siamo commissari e quindi siamo responsabili dei tempi e dei costi di un progetto, però ovviamente questo potrebbe essere, potrebbe andare in contraddizione a quello che invece è il tempo di una condivisione, più approfondita con le comunità locali. Però io penso che sia stato invece uno sforzo importante, un segnale importante da parte dell'amministrazione, del Ministero, quella di introdurre il dibattito pubblico anche nelle opere previste in PNRR e in Allegato 4. Ecco, perché ricordiamoci che noi in PNRR andiamo in dibattito pubblico su dei progetti di fattibilità tecnico-economica, cioè dei PFTE, quindi stiamo parlando già di un progetto che ha un suo dettaglio, un suo consolidamento della soluzione, mentre invece nella procedura ordinaria è possibile andare in dibattito pubblico sui cosiddetti DOCFAP, secondo le linee guida nuove del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Questo però non ci ha evitato per i progetti che noi abbiamo inserito in dibattito pubblico di approfondire anche tutte quelle richieste che sono arrivate, o quegli approfondimenti o quelle ipotesi di soluzioni alternative che sono arrivate dalle comunità locali, e quindi abbiamo fatto una sorta di discussione sulla fattibilità dell'alternativa progettuale anche durante il dibattito pubblico delle opere previste comunque in Allegato 4 che hanno un PFTE. Quindi ritengo che sia uno strumento molto importante per il proponente, perché comunque a noi ci ha insegnato tantissimo, ci ha insegnato intanto a comunicare in maniera diversa i progetti e soffermandoci su quelle che sono le criticità legate per esempio alla realizzazione dei lavori, a tutto quello che comportano i problemi legati alle cantierizzazioni, agli impatti che si hanno. Quindi diciamo che da questo punto di vista ritengo che sia stato molto importante sia per noi che ovviamente insomma riteniamo di aver dato con molta trasparenza le informazioni e la discussione. Io vado velocissimamente, diciamo che i concetti principali ho cercato di esprimere adesso in questi minuti, ma volevo semplicemente adesso appoggiarmi a qualche scheda per dirvi un po' qualche elemento in più. Non so se la vedete, Yolanda. Sì, sì, la vediamo, grazie. Perfetto. Allora, sui ruoli, gli attori di un dibattito pubblico, come dicevamo prima, il proponente, quindi l'ente aggiudicatore, in questo caso RFI, che in base alla propria organizzazione indica il titolare del potere di indire il dibattito pubblico, nella nostra organizzazione il direttore di area che all'interno della quale è previsto il dibattito pubblico, è prevista l'opera, la realizzazione dell'opera, c'è ovviamente prevista una comunicazione alla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico dell'intenzione di avviare il dibattito con il documento di fattibilità delle alternative progettuali o il PFTE. È prevista da parte dell'ente giudicatore l'elaborazione del dossier del progetto e la partecipazione in modo attivo, e questo veramente per noi è stata una grande opportunità, al dibattito pubblico, oltre poi a valutare i risultati e redigere poi il dossier conclusivo.
La Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico, diciamo che poi sicuramente la dottoressa Cittadino andrà un po' più nel merito, però, come dire, in qualche modo è la commissione che monitora il corretto svolgimento del dibattito pubblico e quindi in qualche modo presidia e del garante di tutto l'iter. Il coordinatore del dibattito pubblico è un soggetto terzo che individuiamo attraverso appunto una comunità negoziale ed è deve predisporre il documento di progetto o diciamo dopo aver valutato il dossier del progetto e poi gestisce proattivamente il dibattito pubblico con diciamo tutta un'articolazione molto serrata nei casi dell'allegato 4 per la partecipazione di tutti i portatori di interesse. Qua diciamo vi ho già raccontato, ma in allegato 4, come vedete, i tempi complessivi fra la nomina del coordinatore, la redazione del progetto, il dibattito pubblico e la redazione conclusiva, stiamo parlando di 105 giorni, mentre come vi dicevo prima, viene avviato sul progetto di fattibilità tecnica. Mentre invece la procedura ordinaria stiamo parlando, come vedete, di 300 giorni, per cui quindi con un dibattito pubblico che dura 120 giorni e si fa normalmente sul documento di fattibilità delle alternative progettuali. Noi a brevissimo avvieremo anche dibattiti pubblici sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali e, come ha detto Ferroviaria Italiana, in questa sinteticissima scheda vedete un po' quelli che sono i dibattiti pubblici conclusi, i dibattiti pubblici in corso, in giallo e in rosso quelli da avviare. Quindi, come vedete, siamo interessati un po' in tutto il nostro paese, dal nord, quindi la Venezia Trieste, che sarà una delle prime che partirà come dibattito pubblico di tipo ordinario, non prevista in allegato quarto. La circonvallazione di Trento invece è la prima che è partita, la prima che abbiamo concluso ed è stato un po', come dire, l'apripista di tutti i dibattiti pubblici che ci hanno visto poi interessare la Roma Pescara piuttosto che la Orte Falconara, che è un progetto in corso, e l'importantissimo intervento che stiamo facendo per l'estensione dell'alta velocità al sud della alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Ecco, quindi, come vedete, un grande impegno ma veramente anche una grandissima opportunità. Io passerei direttamente a questa scheda perché, come vi dicevo prima, è veramente un'opportunità anche per Rete Ferroviaria Italiana e per Italfer, perché abbiamo il dibattito pubblico e questa esperienza che stiamo vivendo ci sta insegnando a comunicare diversamente, non solo durante lo svolgimento del dibattito pubblico, ma anche in tutti i momenti di preparazione dei documenti, cercando di essere anche più efficaci in quello che sono poi gli impatti che si hanno sulle comunità locali. Un approccio sicuramente innovativo, perché poi il percorso prevede che poi gli esiti del dibattito pubblico vanno a confluire alla stregua di tutti gli altri pareri delle istituzioni coinvolti, degli enti coinvolti, all'interno della conferenza dei servizi. E per noi, come dire, è anche un modo diverso, o comunque ci danno delle sfaccettature del come leggere anche le prescrizioni che arrivano dagli enti. Quindi per noi questa è una grande opportunità anche per quello che poi è nella prospettiva a valle del dibattito pubblico della chiusura della conferenza dei servizi. Come dicevi tu, Yolanda, sicuramente una sfida molto, come dire, impegnativa, perché tutto questo lo stiamo facendo veramente in tempi molto stretti, però io ritengo che pur nel rispetto, come si diceva prima, dei tempi del PNRR, che ovviamente sono una milestone e un vincolo molto importante, non è vero che, visto che un progetto è un PFTE ed è in PNRR, non si può cambiare. Quello che stiamo dicendo è che noi, per esempio, ci siamo portati a casa, negli dibattiti pubblici che abbiamo fatto adesso, diverse migliorie al progetto che vanno proprio nell'ottica dell'integrazione del progetto ferroviario all'interno delle comunità attraversate. Mi riferisco alle, come vi dicevo prima, alle cantierizzazioni, mi riferisco alle viabilità cittadine, mi riferisco a delle variazioni che possono essere di cuciture urbane, sottopassi ulteriori e quant'altro. Ecco, quindi da questo punto di vista
penso che invece per noi sia molto importante, ma soprattutto anche andare a conoscere più da vicino anche le realtà imprenditoriali, per esempio, che sono attorno alla linea ferroviaria, e da quel punto di vista anche lavorare affinché sicuramente ci sia la continuità imprenditoriale, ci sia soprattutto una trasparenza anche di quegli argomenti, come dicevo prima, un po' più delicati, che a volte, come dire, non vengono raccontati nella maniera adeguata e giusta. Ecco, quindi una grandissima opportunità sia per le comunità locali, ma mi permetto di dire anche per i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Italfer, che dal dibattito pubblico stiamo veramente imparando molto, molto, molto. Grazie mille, spero di essere stato nei tempi. Yolanda? Assolutamente, grazie mille a te. Come vi abbiamo già scritto in chat, volevo ricordare che è possibile porre delle domande ai relatori che poi affronteremo in una seconda parte, ma anche per iscritto attraverso il bottone domande e risposte nella barra di navigazione in basso sulla vostra finestra di Zoom. Passerei ora la parola, purtroppo i tempi sono molto serrati perché webinar e dobbiamo restare nei tempi, però ci tengo a dire che resterà la registrazione visibile in streaming e di solito queste registrazioni sul sito del Formez sono anche molto molto visitate, quindi condensiamo dei concetti ma poi li rilasceremo nel tempo. Passerei ora la parola all'altro commissario, sempre del gruppo FS, perché adesso ANAS e RFI fanno entrambi parte dello stesso gruppo, Vincenzo Marzi, che invece si occupa di strade. Prego, Vincenzo. Grazie, Yolanda, grazie per l'invito, per poter raccontare la mia esperienza in qualità di proponente di questo dibattito pubblico. Fatto, le slide presentate da Vincenzo Marcello sono funzionali ed efficaci anche per me. Io andrò di continuo rappresentando quella che è stata la mia esperienza. La mia esperienza è quella di tutto il mio staff, che ovviamente ha partecipato con grande passione a questo percorso. Da dove inizia tutto? Inizia con l'IPCM dell'anno scorso, del 16 aprile 2021, col quale sono stato nominato commissario. Tra i diversi interventi, perché ho questo l'itinerario sull'89, che è quello di cui stiamo parlando, avevo anche quello sulla 16 e quello sulla 275 Malleleo, che è sempre in Puglia. Quello sull'89 è particolarmente importante, molto sfidante, perché aveva più itinerari, la Foggia Manfredonia, la salita San Giovanni Rotondo, e questo sicuramente è quello più sfidante, che è il collegamento tra Vico del Gargano, Vieste e Mattinata, a realizzare praticamente il completamento dell'anello del Gargano, lungo circa 40 chilometri, per un importo presunto di circa 850 milioni di euro. Perché è sfidante? Perché ovviamente si inserisce in un contesto orografico, ma anche ambientale e paesaggistico estremamente complesso, dove ci sono particolari aspettative sia di infrastrutturazione del territorio, ma anche di pieno rispetto dell'ambiente. È il caso di l'aspetto più delicato, infatti, su questa zona esiste il Parco del Gargano. Stiamo parlando di un parco di estensione di circa 120.000 km quadrati, uno dei più grandi parchi d'Europa, per i quali insistono particolari limitazioni per l'inserimento o lo sviluppo di infrastrutture sul territorio. Come abbiamo deciso di partire con il mio gruppo? Noi siamo potuti partire dall'inizio, no? Rivedendo un po' le slide precedenti, abbiamo deciso di partire col documento di fattibilità delle alternative progettuali. Avevamo questa possibilità, si partiva sostanzialmente da zero, non c'erano storie precedenti su questo itinerario, abbiamo costruito questo documento sul quale abbiamo poi fatto parte di dibattito pubblico, che abbiamo sviluppato in più fasi, no? Quelle che voi ben conoscete. 4 incontri informativi sul territorio, nei quali, tenuti presso i comuni principali interessati dall'intervento, quindi Vico del Gargano, Peschi, Civieste e Mattinata, tutti quanti più o meno secondo le stesse modalità, in presenza ma anche da remoto, e tutti quanti con una prima presentazione del progetto e un'illustrazione da parte dei progettisti, del proponente, ma poi con la possibilità per tutti gli intervenuti di poter rappresentare le proprie ragioni e quindi di illustrare da parte dei cittadini quelle che erano le ragioni a favore piuttosto che a sfavore dell'opera. Quindi abbiamo avuto i 3 incontri di approfondimento tematici sugli aspetti delle ricadute socio-economiche, aspetti archeologici, ambientali, paesaggistici e cantieri e tempi di realizzazione, che sono sempre stati
sicuramente molto, hanno creato molta attenzione e molto, hanno generato un dibattito particolarmente intenso. E quindi due tavoli tecnici con le amministrazioni che saranno interessate alle fasi successive per l'approvazione dell'opera, per costruire le basi proprio per il prosieguo dell'attività. Quindi c'è stata poi la fase conclusiva che era presentata dalla relazione del coordinatore. In tutto questo quindi abbiamo raggiunto circa 170.000 persone, 680 partecipanti diretti, 34 quaderni degli attori, più di 17.000 pagine web visitate, più di 200 articoli di stampa. Quindi ci sembra che siamo riusciti a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di interessare quante più persone possibili. Quindi, ferma questa ricostruzione di tutto quello che è stato, andiamo a raccontare quelle che sono state le impressioni sul dibattito. Come siamo partiti? Io avevo già vissuto particolari esperienze, ovviamente, nel corso della mia esperienza professionale di confronto con il territorio, con le amministrazioni pubbliche, piuttosto che con le associazioni di categoria e cittadini interessati dall'opera, ma mai con questa modalità, con questo rigore, con questa e con questa forma e con questa disciplina. Siamo partiti notando un forte scetticismo da parte del cittadino, da parte dei diversi interlocutori. Questo è quello che abbiamo osservato subito. Durante poi il corso dei momenti di partecipazione abbiamo preso atto che si stavano sbloccando, il sentimento da parte dei partecipanti cambiava, si sentiva durante la formazione delle domande, ma ancora di più quando abbiamo chiuso i microfoni, ci siamo salutati, ci siamo trattenuti sempre in queste occasioni per più di mezz'ora, quasi un'ora, e abbiamo avuto modo di percepire come i diversi interlocutori stavano cambiando il modo di approcciarsi alla visione della pubblica amministrazione, quindi non quel senso di sfiducia nei confronti della macchina amministrativa, ma un sentimento di comprensione invece della complessità del procedimento e del tentativo forte che abbiamo mostrato di poter di essere trasparenti, di illustrare le ragioni dell'opera, di saper ascoltare tutti, dando evidenza anche in quella fase, ma spero anche successivamente, di recepire quelli che sono stati i suggerimenti e i contributi arrivati durante questa fase. Infatti, a cosa è servito il dibattito? Beh, sicuramente da parte dei partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimersi. Hanno potuto vedere come è stata reale la volontà di ascoltarli. C'è stata sempre estrema disciplina. Devo dire una cosa che mi ha fatto veramente piacere, mai urlata. Sempre una discussione molto, molto serena, molto partecipata, ma mai urlata, gestita con grande attenzione dal coordinatore che ha consentito tutti quanti di esprimersi, ma mai di alzare i toni della voce o di creare un dibattito non fuori dalle righe. Per quanto riguarda noi invece, abbiamo potuto toccare con mano quelle che sono le aspettative. Noi sappiamo benissimo, abbiamo già realizzato opere, sappiamo benissimo come di solito il cittadino capisce quello che gli sta accadendo solamente quando si va a costruire. In questo momento abbiamo anticipato la fase. Abbiamo informato il cittadino prima, siamo riusciti a entrare, speriamo almeno, nelle case del cittadino. Abbiamo raccolto dei contributi significativi. Questo lo posso dire perché sia dalla lettura della relazione conclusiva del dibattito, ma ovviamente dal dossier che stiamo predisponendo, che consigliamo di consegnare alla Commissione Nazionale entro la fine del mese, è palese come l'indirizzo per la successiva fase di progettazione terrà conto di molti dei contributi e dei suggerimenti che sono stati avanzati nel corso del dibattito. Ecco perché è sicuramente prezioso il tutto. Adesso però è ovvio che dobbiamo passare alla seconda fase, che è quello del percorso successivo e quello autorizzativo. Qui vengo un po' alla risposta alla tua domanda di prima, no? Si accelera o si ritarda? E questo lo vedremo. Questo ovviamente sarà un confronto che potrà essere un dubbio che potrà essere risolto solamente andando avanti nelle fasi, quindi nell'esame del progetto di fattibilità tecnica e economica da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi nelle successive fasi in conferenze di servizi, valutazione di impatto ambientale
e analisi paesaggistica. La percezione che noi abbiamo però è che con questo ascolto siamo riusciti a integrare il progetto di tutta quella serie di informazioni necessarie per poterlo migliorare, per poterci presentare al meglio nelle successive fasi. D'altronde però devo essere sincero, tutta questa fase interlocutoria, tutta questa fase che c'è stata ci ha consentito anche di sviluppare le ulteriori fasi necessarie per la progettazione, quindi abbiamo messo in campo indagini e approfondimenti che ovviamente sono alla base delle informazioni necessarie per le successive fasi di sviluppo. Quindi fino ad oggi non penso che abbiamo perso tempo e non penso che ci sia stato un ritardo, anzi penso che ci sarà un'accelerazione nella fase successiva proprio grazie a questa maggiore conoscenza del progetto, delle problematiche e del modo con cui ci approcceremo nelle successive fasi. Grazie, grazie dell'opportunità. Grazie molte a te. Buon pomeriggio a tutti. Grazie molte a te. Queste due testimonianze sono davvero preziose ed estremamente attuali, perché veramente, come si dice dal punto di vista giornalistico, siamo sul pezzo, cioè sono caldissime queste notizie. Siete i protagonisti di una sperimentazione e queste vostre valutazioni sono molto interessanti. Vorrei evidenziare per chi non ha competenze tecniche sul dibattito pubblico che avete portato due esperienze un po' diverse dal punto di vista del dilemma che oggi affrontiamo, cioè del dibattito pubblico stretto fra procedure accelerate e momento di ascolto. Perché, e questo è bellissimo, che ci siano diverse opzioni, però abbiamo un proponente che è RFI, rappresentato dal commissario straordinario, che non dimentichiamoci che è anche il direttore di investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, quindi quello che decide quali opere fare nel paese, che è obbligato a fare questi dibattiti pubblici, ma non solo è obbligato a farle col famoso procedimento abbreviato di cui parlava prima Vincenzo. E quindi si trova ad arrivare al dibattito pubblico con un piano di fattibilità tecnica e economica in cui l'alternativa progettuale è già stata scelta. Non ha più le alternative di tracciato. Invece tu, Vincenzo, per chi si è collegato dopo, Vincenzo Marzi invece di ANAS ha parlato di un dibattito pubblico di un'opera che non è in PNRR, quindi comunque ha tempi più rilassati ancorché stretti, ma soprattutto ha potuto porre a dibattito delle alternative progettuali e quindi in una condizione ovviamente più favorevole di possibilità di accoglimento delle istanze molto maggiore rispetto al nostro intervento precedente. Ma non voglio rubare tempo ai relatori, volevo evidenziare che ci avete detto delle cose molto interessanti, ma nessuno di voi butterebbe via questo strumento. Quindi se il succo della domanda del webinar è: ma ci serve davvero ancora oppure forse l'abbiamo un po' snaturato? Mi sembra che dal punto di vista del proponente, che poi è la grande lezione del dibattito pubblico francese della CNDP, è proprio un miglioramento della capacità progettuale dei proponenti. Ora però vorrei dare la parola a chi sta dall'altra parte della barricata, e cioè chi rappresenta le organizzazioni o le pubbliche amministrazioni o i cittadini che in qualche modo dovrebbero godere degli impatti positivi di questo strumento, e vediamo loro cosa ne pensano. Darei subito quindi la parola, naturalmente non con una forma di giudizio, ma una valutazione in itinere sulla quale è importante ragionare anche sulle prospettive. Darei subito quindi la parola a Serenella Paci, che, come ho già detto, ricordo che qui, in quanto non solo presidente di IP2, l'Associazione Italiana della Partecipazione Pubblica, che rappresenta sia professionisti sia pubbliche amministrazioni che si occupano di partecipazione pubblica, ma anche le organizzazioni della società civile che sono coinvolte nell'impegno del piano d'azione del governo aperto del nostro paese, che è entrato in vigore l'8 marzo, che stiamo attuando, impegno proprio dedicato alla promozione del dibattito pubblico. Prego Serenella, grazie. Grazie Yolanda, e devo dire che è molto confortante aver sentito questi due interventi prima. Mi piacerebbe avere il tempo di ricollegarmi a diverse cose che sono state dette, ma farò un po' una corsa. Come ha detto Yolanda, porto la voce di diverse organizzazioni della società civile che nei mesi scorsi hanno fatto un lavoro, perché spesso ci si confronta, si producono documenti, osservazioni, quindi c'è dietro un'attenzione e un...
è un lavoro importante. Allora, la domanda che poneva Yolanda anche proprio per il webinar di oggi era: questa modalità di apertura del governo riesce nell'intento di migliorare il rapporto tra opere e territorio, rendendo i progetti migliori e le decisioni più condivise? Poi torneremo alla fine su questo. Ho provato a dare una lettura dello strumento del dibattito pubblico attraverso la lente dei 10 principi della Carta della Partecipazione, che possono, se utilizzati al meglio, contribuire a attivare processi partecipativi di qualità. Poi parleremo del dibattito come strumento, appunto, in particolare. Allora, la carta è stata elaborata qualche anno fa da molte delle associazioni che sono anche in questo gruppo di lavoro di Open Government Partnership. È stata elaborata attraverso un processo di coprogettazione a livello nazionale, proprio per individuare quelli che sono gli ingredienti, no? Forse gli ingredienti che possono far sì che si abbia qualità nella partecipazione, che poi molte delle associazioni rappresentate sono impegnate proprio a diffondere cultura della partecipazione, cittadinanza attiva, e quindi sono partner importanti del lavoro che state facendo. Le leggo solo: cooperazione, fiducia, informazione, inclusione, efficacia, interazione costruttiva, equità, armonia, render conto, valutazione. Molti di questi potremmo dire che sono gli ingredienti base sia del governo aperto sia dello strumento del dibattito pubblico. Quindi quello che proverò a fare su alcuni di questi principi è proprio di analizzare e suggerire se ci possono essere, dal punto di vista della società civile, quindi tecnici ma anche amministrazioni dei territori dove si svolgono i dibattiti e cittadini, degli aspetti su cui magari lavorare insieme per migliorarli. Qui forse sul primo, cooperazione, poi su questo facciamo una riflessione. È chiaro che il dibattito pubblico è uno strumento partecipativo con grande forza, no? Perché c'è una norma, quindi a volte lavoriamo o partecipiamo a processi importanti su politiche pubbliche, ma magari che non hanno dietro la forza di una norma, hanno la forza della programmazione, dei suggerimenti dell'Unione Europea o di altri strumenti. Occorre vigilare sul rischio. Yolanda ha parlato di dilemma. Questo è il dilemma: rischio, partecipazione di qualità o rischio, come purtroppo abbiamo visto nel nostro paese. Potremmo usare altri nomi di strumenti che nel tempo sono nati con una forte approccio partecipativo, innovazione, e poi sono diventati un po' purtroppo degli adempimenti normativi. Quindi questo è, secondo me, il dilemma anche che presentava Yolanda inizialmente. Dove si colloca? Noi utilizziamo come metafora la scala della partecipazione. Che cosa intendiamo? Ovviamente tutti i processi, dal gradino più basso agli altri, sono tutti fondamentali, si dovrebbero fare tanto più e tanto meglio, coinvolgendo e includendo le comunità. Ma è chiaro che probabilmente, come c'era anche nella premessa del nostro webinar di oggi, così come le testimonianze precedenti hanno fatto emergere in maniera molto chiara, il dibattito pubblico si colloca a questo livello, cioè consultazione, coinvolgimento, forse non spinge sulla cooperazione né certo sulla coprogettazione. Quindi questo è, come dire, uno strumento che raggiunge, vuole raggiungere quegli obiettivi. Allora possiamo fare qualche riflessione, per esempio informazione. Informazione, l'abbiamo detto, è nel DNA, è nel DNA del governo aperto, è nel DNA dello strumento del dibattito pubblico. Delle considerazioni che arrivano appunto dalle organizzazioni della società civile sono un po' queste. Attenzione, questa è una cosa che troviamo spesso nei processi partecipativi in ambiti diversi. Gli strumenti che utilizziamo, i dossier informativi, le presentazioni devono fare quel lavoro di mediazione del linguaggio, devono poter essere accessibili a tutti, anche al semplice cittadino, e su questo è importante lavorare. È chiaro che un suggerimento magari si sta già facendo, è tutto talmente in sviluppo in tempi così brevi che magari su questo avete già fatto delle azioni di miglioramento. Un'attenzione a migliorare la fruibilità dei materiali informativi anche per un pubblico di non esperti. Spesso il ruolo del facilitatore è proprio questo, anche di mediatore di linguaggi.
Un altro aspetto importante è l'inclusione, no? Quando noi lavoriamo per diffondere cultura della partecipazione, diciamo, bisogna essere inclusivi anche magari quei soggetti che più difficilmente partecipano. Un altro feedback che un po' arriva è quello che chiaramente i tempi ristretti del processo e quindi la possibilità di non avere il tempo un po' più, come dire, lungo per poter coinvolgere, per attivare strumenti di comunicazione differente, fa correre un po' il rischio che vengano principalmente coinvolti e che quindi partecipano le rappresentanze strutturate, magari in maniera un po' inferiore i cittadini non addetti ai lavori. Quindi un po' qua, insomma, un dilemma tra riusciamo a coinvolgere anche i portatori di diritti, come a volte li chiamiamo, quindi le comunità, i cittadini singoli, o solo le rappresentanze che chiaramente sono più anche motivate, interessate a volte a partecipare. Un altro aspetto rapidamente da osservare è l'efficacia. L'efficacia è fondamentale, no? I processi per la partecipazione non si fa per fare grandi assemblee, si fa per portare risultati, si fa perché si è convinti che le politiche pubbliche possano essere più efficaci attraverso la partecipazione. È chiaro che qui non c'è il dubbio che le questioni siano irrilevanti, perché il dibattito pubblico si utilizza come strumento su questioni che sono di grande rilevanza e sono di grande rilevanza per le comunità. È chiaro che qua c'è il tema dei tempi, no? C'è il tema dei tempi, l'avete già abbondantemente analizzato. È chiaro che un conto è attivare un dibattito pubblico quando almeno diverse soluzioni sono possibili e aperte, un conto è quando i tempi si riducono alla metà e quindi diventa un po' più complesso garantire efficacia. È chiaro che il suggerimento sarebbe incrementare di poco, perché poi pensiamo che processi partecipativi ben gestiti, ben progettati, si possano fare in tempi brevi, però probabilmente qui sono davvero troppo ristretti e a discapito anche un po', come abbiamo detto, della partecipazione più inclusiva. Ma è vero che il PNRR detta i tempi, e tutto sommato siamo anche, come dire, contenti di questo, perché vuol dire anche quello efficacia. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Interazione costruttiva. Abbiamo già detto che forse non si fa interazione costruttiva e coprogettazione nei dibattiti, ma forse non è nel DNA adesso. Forse ci sono state esperienze in passato in cui si è un po' più coprogettato. Quindi chissà se questo può essere un suggerimento di una evoluzione futura. Aumentare un po' il grado della partecipazione. Questo è un tema cardine che spesso sentiamo appunto nelle rappresentanze, nei gruppi delle organizzazioni della società civile, e riguarda il ruolo del coordinatore, perché poi è stato detto ed è molto importante, incrementiamo le competenze della pubblica amministrazione, incrementiamo le competenze di chi deve avviare i processi, quindi della regia tecnica, ma la figura della facilitazione è fondamentale. La legge e anche le raccomandazioni, le linee guida dicono che deve essere una figura autorevole terza, no? Neutrale, quindi rispetto al merito delle questioni. E questo c'è, ma potrebbe anche creare qualche dubbio, qualche non un po' di scetticismo, come si è detto, anche sul fatto che magari il coordinatore è un coordinatore che comunque risponde all'amministrazione giudicatrice. Questo è un qualcosa su cui ogni tanto sentiamo delle osservazioni. È chiaro che questo va a incidere su un altro aspetto fondamentale, un altro principio fondamentale, che è la fiducia. Quindi si deve creare, ci deve essere la possibilità di creare delle relazioni di fiducia. Uno dei suggerimenti è proprio anche con delle opzioni concrete di rafforzamento, di maggiore autonomia di questa figura. E forse anche il fatto che entra in gioco un po' tardi e si rischia di aver già un po' attivato nei territori quello che invece, per cui è nato il dibattito pubblico, e cioè evitare sindrome NIMBY, come a lungo le abbiamo chiamate. Questo mi sembra che stia accadendo, e con esiti positivi, per quello dicevo che le relazioni erano davvero confortanti. E render conto, anche questo è un principio base del governo aperto, è nel DNA dello strumento dibattito pubblico. Perché? Perché il dibattito pubblico restituisce i risultati con la relazione conclusiva, col dossier conclusivo.
E sarebbe molto importante, ma questo già lo è, perché nel sito della commissione si trovano tutte le informazioni che si cercano. Sarebbe importante rendere agevole appunto la diffusione delle informazioni in modo da creare anche azioni di monitoraggio civico e monitorare l'andamento dei dibattiti. È vero che sono, è proprio questione di mesi, si stanno terminando in questo momento le prime esperienze, quindi anche per un discorso di valutazione probabilmente occorre un tempo maggiore. Magari la commissione l'ha già fatto, ma sarebbe importante stabilire fin dall'inizio dei criteri, un sistema di indicatori condivisi per poter far sì che si pian piano si faccia una valutazione anche partecipativa delle esperienze in modo da apprendere dalle esperienze e migliorare le pratiche nel prossimo futuro. E alcuni spunti, anche solo numero e tipologia dei partecipanti, magari questa percezione che noi arriva, che vengano coinvolte più facilmente e maggiormente le rappresentanze, potrebbero essere assolutamente invece smentite dai risultati che anche i due commissari hanno portato, con numeri molto, molto interessanti. Quindi per provare infine a rispondere alla domanda di Yolanda, io penso che anche le rappresentanze, le associazioni della società civile siano convinti che sia uno strumento assolutamente valido, con tutte le attenzioni per far sì che questo processo strutturato di informazione ascolto, quindi abbiamo detto non di coprogettazione, possa garantire risultati su due dimensioni. E le dimensioni sono proprio queste: piani migliori, quindi decisioni migliori, perché? Perché più efficienti, più stabili, più facili da attuare. Questo lo potremo sapere fra qualche anno, ma potremo leggere questa situazione rispetto a tante altre, no? Che abbiamo in mente tutti e che sono state studiate come casi appunto da non ripetere. E l'altro aspetto fondamentale, l'altra dimensione, sono i risultati di processo, che a volte, se posso dire, sono anche più importanti in un'ottica di crescita e di sviluppo di comunità, perché creano quello che poi ho sentito dire da diversi relatori precedenti, un percorso di apprendimento di tutte le componenti coinvolte, quindi la società civile e i promotori, quindi un territorio che apprende, che fa crescere capitale sociale e la fiducia nelle istituzioni, di cui sicuramente c'è tanto, tanto bisogno. Quindi bene, vi ringrazio. Spero di essere stata nei tempi. Yolanda, ho corso un po'. Grazie Serenella, grazie mille. Queste considerazioni sono molto preziose e molto competenti anche, quindi grazie molte. Vorrei ricordare che IP2 è stata chiamata a intervenire come rappresentante anche delle altre organizzazioni, anche perché ha una consuetudine di collaborazione storica con OGP e questa carta della partecipazione che voi adesso avete richiamato, in realtà è confluita il vostro lavoro, questo lo dico per il pubblico che ci segue, in un documento pubblicato proprio dal Dipartimento Funzione Pubblica nel 2017 sulle linee guida per le consultazioni. Quindi io credo che ci siano degli importanti punti di riferimento adesso anche all'interno della storia di OGP su come questi strumenti partecipativi o di consultazione possano essere gestiti nel modo migliore per aprire il governo al territorio. Quindi grazie molte Serenella, anche molte giustissime critiche, vedremo se avremo tempo di delle repliche. Vorrei ora dare la parola a Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente, che si occupa da tanto tempo di dibattito pubblico, è anche stato coautore insieme a me e molti altri di un volume sul dibattito pubblico che uscì nel 2018, mi pare, quindi molto prima che la commissione si sia insediata e abbia dato effettivo avvio alle sperimentazioni, e insieme a Italia Decide, e che ha una voce importante, secondo me, critica e di prospettiva, che riguarda molto la nostra attualità, e cioè gli impianti anche di produzione di energia. Prego Edoardo, grazie per essere qui. Grazie a voi e anche per aver organizzato questo momento di cui
gran bisogno, anche perché parliamo di un processo davvero innovativo per il nostro paese, per tutti, non solo per la pubblica amministrazione, per le imprese, ma anche per la società civile. Io sono un fan da anni del dibattito pubblico, l'ho visto in ogni modo, abbiamo all'epoca fatto pressione sul ministro Del Rio, seguimo tutta quella fase normativa e ora appunto, mi posso permettere ogni tanto anche di fare i complimenti, un plauso al lavoro che sta facendo il NIMS sul dibattito pubblico con la commissione, con le linee guida, insomma si vede che c'è un'attenzione anche di qualità, che insomma, ogni tanto bisogna fare anche i complimenti alla pubblica amministrazione italiana, si parla sempre male in questo caso. Lo facciamo da società civile e pensiamo che sia uno strumento fondamentale per fare a tutti un passo in avanti. È chiaro che in questo processo si arriva con opere diverse, alcune molto urgenti, alcune già definite, alcune in cui i margini di proposta sono limitati, per cui non tutte ovviamente le discussioni sono uguali. Io ho andato questi giorni a vedermi anche i risultati. Questi mesi ho fatto un po' di scouting con i nostri di Legambiente che li seguivano. È chiaro che le situazioni sono molto diverse. Ci sono anche alcuni paradossi, cioè ci sono dei territori che sono stati conflittuali in questi anni, in cui c'è paradossalmente qualcuno pronto a reagire e a partecipare, altri invece che hanno visto meno momenti anche di scontro, di conflitto, e che quindi si trovano di fronte anche a esperienze nuove, a doversi organizzare. È chiaro che non ovunque si è in grado di fare questo. In più, alcune di queste opere sono davvero nuove, altre hanno dietro dei momenti di confronto e quindi c'è chi è più preparato per partecipare. E questo è uno dei temi fondamentali, cioè quello di riuscire a informare tutti del fatto che c'è questa discussione in corso, che dà la possibilità di partecipare, che non è la solita. Lo dico perché, per esempio, nell'esperienza nostra di Legambiente, dei nostri territori, noi partecipiamo quasi sempre alle procedure di VIA con le osservazioni. Un esercizio, diciamolo in maniera molto trasparente, al 90% del tutto inutile, perché le osservazioni ne facciamo non solo spesso non vengono prese in considerazione, ma molto spesso proprio neanche ci si risponde. Però ci siamo in qualche modo anche noi, come le altre associazioni ambientaliste, abituati a un tipo di partecipazione, cui tu ci devi essere, di far capire che ti interessa a te, mentre nel merito, e poi magari costruisci una tua possibilità di interlocuzione con la pubblica amministrazione, con la politica, con gli enti locali, eccetera, che ti permette poi di ricavare un qualche margine di trattativa per fermare, per allentare, per cambiare il tipico ruolo da società civile di fronte a progetti di cui sai poco, e che hai solo quei 30 giorni per andare a vedere le carte. Allora noi ci troviamo a un cambiamento epocale, che è quello della digitalizzazione, per cui per esempio il sito, i siti che sono fatti molto bene, ti mettono a disposizione dei materiali molto semplici da capire. Io ricordo ancora quando andai a vedere il progetto Ponte sullo Stretto e del tunnel dell'alta velocità, quello di base di tra insomma, Ponte Brennero e l'Austria, era una stanza di documenti in cui tu praticamente eri sopraffatto, perché potevi scegliere alcune cose concentrate e non avevi nessun margine. Invece qui ci troviamo in una situazione molto diversa, nella quale anche noi dobbiamo lavorare in un modo diverso. Uno dei limiti qual è? È stato già detto prima. Alcune opere sono chiuse, cioè in qualche modo tu puoi fare delle osservazioni, ma sono prendere o lasciare. Lo dico per esempio rispetto al tracciato individuato della Salerno-Reggio Calabria. Lì per esempio noi abbiamo avuto pochissimi, alla fine abbiamo rinunciato a mandare le osservazioni perché condividevamo la posizione di alcuni sindaci che chiedevano di cambiare corridoio e di fare un ragionamento, un confronto sul corridoio, perché poi il vero tema ambientale, quello naturalistico specifico, in realtà era marginale. Quando tu decidi di far passare l'alta velocità come un corridoio infrastrutturale, in realtà fai una scelta di sviluppo per quel territorio, in cui devi scegliere un corridoio o l'altro. E allora questo, come dire, questo dovrebbe essere il cuore, in qualche modo, della decisione per il futuro. Cioè tu devi fare il dibattito pubblico su un'opera nei momenti in cui ancora non hai preso tutte le decisioni, perché il confronto col territorio si fa così, a meno che non è un progetto specifico e molto circostanziato. Perché poi il territorio in qualche modo possa considerarlo non in qualche modo un'occasione persa o un qualche cosa in cui tu partecipi ma sai che la decisione è già stata presa. Sulla Salerno-Reggio Calabria un po' è andata così, per esempio
io ho fatto, ho fatto di plauso, insomma, noi siamo molto convinti che il comunicato abbia fatto molto bene a fare il dibattito pubblico su quel dramma. Pure è stata una scelta volontaria che penso vada bene ricordata e vada sottolineata, perché a Padova hanno scelto il dibattito pubblico su un'opera non semplice. A Padova ci sono stati un sacco di problemi in passato con il primo dramma. Quando cambiò la giunta, fu fermato, poi ripartì. Andate a vedere ora a Padova quanto è preso quel tram, che successo che ha in termini proprio di spostamenti. Il nuovo tram non solo appunto si interseca perfettamente dentro un progetto di mobilità, ma tu attraverso il dibattito pubblico permetti alle persone di essere informate davvero di quali sono le scelte, cioè del perché passa lì, del perché in quei nodi, perché hai scelto di passare per l'ospedale, per un pezzo del centro, motivi tutto questo, in modo che chi partecipa in qualche modo possa capire intanto cosa c'è dietro, se ha delle idee portarle, ma in qualche modo essere coinvolto in un processo nel quale ancora ci sono dei margini. Per cui penso che sia un'ottima scelta e mi auguro che anche a livello comunale altri comuni la scelgano. Ora è troppo tardi, però forse alcuni tram di Bologna, appunto a Bologna c'è una forte contestazione come sempre di commercianti, residenti, in alcune zone, possa in qualche modo aiutare un processo. In particolare le zone dense. Poi scusami Edoardo, puoi avvicinare leggermente il microfono? Grazie. Per esempio, poi il paradosso qual è? Che tu hai più partecipazione e più interessi in gioco, ovviamente ci sono delle densità più forti. Alcuni progetti sono in aree, pensiamo alla Salerno-Reggio Calabria, ma passiamo in alcune zone meno densamente abitate d'Italia, per cui tu coinvolgi i sindaci e portatori di interessi che hanno in qualche modo un'idea di sviluppo. Però in realtà le persone coinvolte che possono essere coinvolte davvero in quei territori sono poche. Però noi dobbiamo riuscire ad adattare queste forme di partecipazione ai diversi contesti e credo che ce ne siano tutte le possibilità. Terzo punto, lo dico nella massima trasparenza, che lo accennavo prima, anche noi società civile, noi associazioni ambientaliste, noi associazioni, come vi ho detto prima, che facciamo parte in qualche modo del mondo che vuole essere coinvolto, vuole partecipare, dobbiamo organizzarci. Per chi, quelle che sono associazioni di volontariato, noi abbiamo dei circoli territoriali, magari per un tema particolare o perché gestiscono un'area, un'oasi, perché hanno una passione, eccetera. Ritrovarsi dentro procedure di questo tipo non è facile. Paradossalmente è più facile partecipare alla via, come dicevo prima, perché tu un tecnico esperto lo trovi che ti scriva le osservazioni a un'opera. Invece partecipare al dibattito pubblico significa in qualche modo mettersi in gioco, leggere e fare proposte, interloquire, significa in qualche modo metterci la faccia e prepararsi rispetto appunto a un'idea di sviluppo, un tema magari meno naturalistico, ambientale, ma più invece di come quell'opera può essere o meno un fattore di sviluppo per un territorio e come si può integrare con il resto. Per farla breve, vado sull'ultimo punto che volevo toccare, che è quello che, su cui mi hai introdotto tu, Yolanda. Allora, il punto è che noi abbiamo cominciato il dibattito pubblico ad oggi sulle infrastrutture, strade, infrastrutture ferroviarie e il tram che ho citato prima. In realtà il cuore della discussione pubblica nel nostro paese in questo momento è l'energia. Ci sono ogni giorno sui giornali prese di posizione politica, negli ultimi 6 mesi sono stati 3 decreti sulla semplificazione in campo energetico per accelerare gli interventi. C'è una discussione molto, diciamo, feroce sull'eolico offshore, in cui ci sono 50 progetti presentati che hanno un iter surreale, nel senso che i sindaci dei comuni non sanno neanche dell'iter ed è esclusa la loro partecipazione. Io conosco molto bene il sindaco di Lecce, che è uno straordinario sindaco, ambientalista, una persona che è a capo della rivolta dei sindaci appunto del Salento contro un impianto eolico offshore a 10 km dalla costa, perché dice non è possibile che io non sia coinvolto e che non ne possa sapere nulla. Allora noi dobbiamo fare in modo che i processi che riguardano le opere energetiche siano trasparenti, coinvolgano i cittadini. Io dico, in questo caso, in caso dello offshore, manca anche la mappatura dello spazio marittimo, come chiede l'Unione Europea, manca una procedura, manca il dibattito pubblico. Il dibattito pubblico bisogna farlo per l'eolico offshore, è troppo importante in questo momento, così come bisogna farlo per altri impianti da rinnovabili, ma io dico anche per impianti di economia circolare. Il dibattito pubblico avrebbe senso sul termovalorizzatore di Roma, su tutti i progetti su cui c'è un... perché non è il referendum, lo dico anche per estremi, perché poi si discute anche di questo. Il referendum è una cosa in cui tu ti devi schierare. Il dibattito pubblico tu entri nel merito. E cito un dibattito pubblico, secondo me, un'inchiesta pubblica in questo caso, che ha dato risultati molto importanti, che è quella per l'impianto eolico nel Mugello, è la prima inchiesta pubblica che si fa in Italia su un impianto eolico,
In quel caso, perché è stato molto importante quell'inchiesta pubblica? Perché è stata gestita bene, in maniera trasparente, con un soggetto terzo che lo gestiva. Se quel progetto non fosse passato per l'inchiesta pubblica, sarebbe stato bocciato, perché i comitati erano fortissimi, organizzati. Perché l'inchiesta pubblica è interessante? Tu avevi una serie di appuntamenti, potevi fare delle richieste scritte, potevi fare degli interventi orali, dovevi fare delle domande e quindi dovevi entrare nel merito. A quel punto tu potevi anche organizzarti per far intervenire 40 persone, come è stato fatto, ognuno che prendeva 10 minuti. Ma poi quando dunque il responsabile del procedimento ti chiede, ok, quindi qual è la cosa che tu vuoi chiedere di approfondire o di sottolineare? Si tornava sempre su due questioni. Una questione geologica e una questione di visibilità di alcune delle torri da alcuni punti. A quel punto il responsabile del dibattito pubblico, dell'inchiesta pubblica, ha fatto una cosa intelligente, cioè invece di prendere tutte le domande e poi chiuderlo e mandarlo al decisore politico, ha fatto un passaggio intermedio, cioè ha detto, ok, queste sono tutte le domande, le mando al proponente, il proponente mi risponde, perché io devo fare quello appunto indipendente, a quel punto il proponente ha risposto, alcune risposte sono esaustive, altre meno, e quindi ha terminato la procedura dicendo sostanzialmente quali erano le questioni aperte e quelle no. A quel punto la politica aveva in mano tutto, aveva in mano quali erano le contestazioni, aveva in mano perché altri invece erano a favore, e ha potuto decidere di sì, cioè a favore. Poi ora è chiaro che comunque ci sono contestazioni che continuano, eccetera, ma tu hai permesso ad un procedimento di decisione su un'opera come questa di migliorare, perché l'apporto dei cittadini, gli individui singoli e organizzati, ti può aiutare, non solo, e con questo termine davvero, attraverso questa procedura che permette di vedere tutte le carte, di avere appunto gli appuntamenti che tu potevi seguire online o di persona, molte persone in più si sono informate ed è aumentato il consenso sul progetto, perché molte persone in più che prima leggevano solo dai siti internet critiche e problemi, ne hanno potuto sapere più. Allora, questo tra l'altro, secondo me, è un consiglio anche, cioè quello di capire in un certo momento come coinvolgere il proponente e metterlo proprio a rispondere per iscritto, insomma, in un modo anche dialettico rispetto alle richieste, in modo che poi la procedura si possa chiudere dando risposta a tutte le preoccupazioni, alle critiche, e poi la politica possa decidere. Mi fermo qui per stare nei tempi. Ovviamente mi sono dimenticato del rigassificatore che tu hai citato prima, ma già hai detto tutto. Cioè quello proprio all'esterno. Cioè, da una parte c'è l'inchiesta pubblica, dall'altro c'è la procedura per il rigassificatore che esclude la via e il confronto con i comuni. Quindi, insomma, si commenta da solo. E qua viene molto, grazie Edoardo, ovviamente questo webinar è un aperitivo, no, neanche uno, come si dice, non mi viene la parola in italiano, vabbè, quello che si mangia per prima, per far venire fame. Antipasto. Ma ancora prima dell'antipasto, un amuse-bouche, qualcosa che non riusciremo a trattare in modo esaustivo ovviamente, quindi oggi riusciamo a dare degli stimoli e poi spero che seguiranno altre occasioni. A questo proposito, prima di passare la parola all'avvocato Paola Brambilla, coordinatrice della Commissione VIA, quindi perfetto intervento a completamento dei commenti, vorrei ricordare che il piano d'azione, il quinto piano d'azione del governo aperto che abbiamo approvato come paese e che stiamo attuando, si propone proprio di discutere, promuovere, comunicare lo strumento fra le altre cose nell'azione 3.01 di approfondire il tema del dibattito pubblico. E mi spiace molto che Legambiente non sia fra i nostri attori, però siete comunque ancora in tempo di entrare nella community del governo aperto, perché il vostro punto di vista insieme a quello delle altre associazioni sarebbe molto importante per approfondire insieme questo tema, che comunque abbiamo più di un anno e mezzo per discutere. E la nostra azione è proprio promossa dalla Commissione, quindi la Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico è la pubblica amministrazione responsabile di questa azione. Paola Brambilla, ti vedo collegata, grazie molte, so che sei impegnata in contemporanea anche in una commissione VIA, però sei stata chiamata in causa, ti passo direttamente la parola, anche per te 10 minuti, grazie mille. Grazie Yolanda, grazie a voi per questa bellissima opportunità, ho sospeso momentaneamente la seduta della commissione VIA in cui siamo impegnati proprio in questo momento ad approvare opere che quindi riguardano anche questo tema importante e profondo, no? Delle alternative, della valutazione, dei diversi approcci con cui
anche valutiamo quello che è lo sviluppo sostenibile del nostro paese, o meglio, la protezione sostenibile del nostro paese, per utilizzare un termine, insomma, che il Consiglio di Stato ha utilizzato e che è molto efficace. Io in 10 minuti cercherò di raccontarvi il legame forte che c'è tra il dibattito pubblico e anche questa forma di partecipazione che in realtà informa quella che è la valutazione delle opere, perché la valutazione a cui siamo chiamati noi nella fase di via, fino a quando non arriverà ovviamente l'inchiesta pubblica, è fortemente motivata dall'articolazione della progettualità che nasce dal confronto con i territori, dal confronto con le componenti con le quali ci confrontiamo. Allora vi chiedo se vedete la presentazione. Sì, sì, la vediamo, grazie. Benissimo, perfetto. Allora, eccoci qua. Partiamo da dove? Partiamo da un luogo, cioè dobbiamo capire dove ci troviamo quando parliamo di dibattito pubblico. E i luoghi sono i luoghi delle nostre aspirazioni, sono gli obiettivi di sostenibilità del millennio, che se vediamo in una chiave, direi, binaria, bidimensionale, ci angosciano, perché ognuno è mosso da diversi obiettivi, da diverse preoccupazioni, da visuali che non sempre collimano. Allora forse la prima modalità per cercare di costruire una visione comune è quella di capire che gerarchia c'è dal punto di vista funzionale ecosistemico delle matrici con cui ci confrontiamo. E forse questa, quella della torta, no? Dei layers, della ciambella, come la chiama l'economista Kate Raworth, è quella più efficace, in cui abbiamo come primo layer, primo strato della nostra grande torta che ci consente di sopravvivere, gli elementi della biosfera, quindi la vita sulla terra, la vita sotto le acque, la capacità degli ecosistemi di fornirci servizi ecosistemici, viene ed è il fondamento poi della società, la società che vive questa biosfera e che anela al godimento dei grandi diritti, i diritti sociali, i diritti politici, i diritti economici, la fame, l'istruzione, i diritti culturali, i diritti anche allo svolgimento della propria personalità in quella che è l'ambiente di vita e quindi anche il paesaggio, per dire, che è una delle motivazioni che spesso agita il conflitto. E poi abbiamo l'economia, che è il prodotto della biosfera per la società, perché di fatto è quella che rende possibile alla società, alle comunità umane, l'utilizzo delle risorse ecosistemiche per produrre beni e servizi. Allora, il dibattito pubblico in un certo senso è proprio questo perno che riunisce queste tre grandi ruote, perché esattamente il Peace, Just and Safe Institution è proprio quella modalità di relazione tra l'ecosistema, che ad oggi non ancora nell'evoluzione dei rights of nature di cui si sta parlando, ma che non sono ancora diritto se non in alcune costituzioni, la necessità di essere considerato. La società, che ha bisogno di essere presa in considerazione e di esprimersi a tutto tondo rispetto a questo percorso. L'economia, gli operatori economici in un sistema come il nostro sono attori pubblici e sono attori privati. E allora, se vogliamo capire chi sono tutti questi interlocutori, invece l'ha raccontato il Consiglio di Stato in una sentenza divertentissima, perché sembra un po' un catalogo dell'operetta, della commedia umana, in cui ci racconta che abbiamo gli interessi legittimi oppositivi, quelli che contrastano l'esplicazione dell'attività amministrativa, quelli pretensivi, quelli che la vogliono, gli interessi rivali, quelli che competono con chi presenta il progetto perché magari vorrebbero presentarne un altro, gli interessi legittimi ostili, quelli che comunque per altre ragioni non hanno intenzione di vedere radicato un progetto in un determinato territorio, meri interessi alla legalità, cioè chi vuole che l'azione amministrativa rispetti una serie di formalità a prescindere dal merito dell'azione amministrativa, dipendenti, insomma, sono tantissimi linguaggi che concorrono a popolare il dibattito pubblico. Allora, in questa visione direi che noi possiamo parlare di tre macro temi. Il primo è il tema dei luoghi, il secondo quello dei conflitti, il terzo quello dei linguaggi. Il tema dei luoghi ci porta a parlare di geografia. La geografia è la grande sconosciuta in un mondo che culturalmente ne ha un forte bisogno, e di geografia della sostenibilità. La dichiarazione di Lucerna del 2007, che spinge proprio a un più approfondito studio della geografia dei luoghi come materia di conoscenza di quello che nasce dal territorio, di quello che è il portato, di quello che è l'identità, il genius loci, è un'altra delle materie che devono diventare oggetto di
approfondimento nella fase iniziale del dibattito. Non sai di che cosa parli fino a quando non hai affrontato la tematica dal punto di vista della geografia. Luoghi e non luoghi, come ci dice Baudrillard. Quindi dobbiamo anche calarci nel territorio e uno dei sensi del dibattito pubblico è sicuramente quello. E anche la geografia della sostenibilità è anche un'educazione alla cittadinanza che serve a far capire a chi vive quel territorio anche quali sono in realtà, al di là di schemi magari inveterati e per nulla corrispondenti a quello che è in concreto una economia di un territorio, un portato sociale di un territorio, problemi demografici. Conoscerlo vuol dire anche conoscerlo con gli occhi del proponente, che ha dovuto affrontare ex novo con delle lenti completamente disincantate rispetto alla convinzione, che altro rispetto alla realtà, com'è in realtà il luogo dove deve calarsi il progetto. E questo aiuta ad avvicinare le reciproche visuali. Il dibattito pubblico sotto questo profilo è davvero una specie di non luogo, ma non inteso come un'arida arena di questi interessi contrapposti. In realtà è una specie di metaverso, è una piattaforma dove noi, quindi il progettista, dove il pubblico che partecipa, dove i mediatori di questo percorso riportano in un linguaggio, in una realtà diversa, frutto dello studio, della ponderazione, dell'approfondimento, ma anche del sentiment, la collocazione della progettazione nelle sue alternative, senza freni, senza limiti. È un po' una specie di gaming tra il giuridico e il progettuale, che però ha la fortuna di essere assolutamente libero, fantasioso, senza vincoli e senza confini. E qui l'altro tema è quello invece del confine, perché noi col confine oggi ci stiamo confrontando. Le risorse naturali sono finite, abbiamo dei territori, soprattutto in Italia, estremamente antropizzati, estremamente infrastrutturati, dove individuare dei corridoi, delle connessioni, delle progettualità è veramente difficile. Abbiamo una vincolistica ricchissima che tiene conto della bellezza straordinaria del territorio dal punto di vista paesaggistico e anche di una biodiversità che è la maggiore in tutta Europa. Però questo senso del limite deve entrare a far parte, da un lato, nella progettazione del proponente, dall'altro anche nella comprensione delle aspirazioni del pubblico che partecipa al dibattito, che deve avere anche la consapevolezza di un limite, del confine, per esempio, il limite delle risorse economiche, che è una variabile indispensabile della progettazione, perché altrimenti gli obiettivi di utilità pubblica non arrivano da nessuna parte, che è il confine appunto delle risorse naturali, della loro finitezza, e qui le nuove progettualità, i criteri ambientali minimi che valutiamo anche in commissione, che vanno avanti nella progettazione, il do no significant harm, e quindi questo criterio che viene incorporato. Insomma, abbiamo due grandi proponenti che progettano e ragionano secondo queste nuove direttrici. Quindi questo nuovo senso del confine, che non è più visto in negativo, ma è un aspetto positivo, perché porta a individuare un precipitato concreto della decisione. E poi, dal punto di vista dell'interlocuzione dei linguaggi, il public engagement, per cui anche il privato, anche i cittadini, anche i comitati, vengono investiti di una prospettiva pubblicistica, che è quella realizzazione di un'opera pubblica destinata all'interesse e quindi all'utilità generale. Quindi cambiano un po' l'approccio rispetto a quello sovranistico legato a un contesto diverso. E soprattutto riescono a trovare, vedere esplicato un luogo in cui esercitare quella che non è, l'ha detto prima di me molto meglio anche Edoardo, che non è democrazia rappresentativa, non è neanche democrazia diretta, è una democrazia che non è partecipativa e decisionale, è qualcosa di più, e quindi proprio per questo ha un valore maggiore. Si parla oggi di diritti aletici, cioè di diritti alla verità. Ecco, la verità è proprio il risultato a cui può condurre il dibattito pubblico, una verità che è frutto dell'incontro e dell'incrocio di due linguaggi, di due visioni che si liberano da una serie di pregiudizi. E che cos'è il dibattito pubblico? No, il teorema di l'equazione di Kaya, che a me piace tantissimo ricordare, no? Da un lato abbiamo Malthus che diceva che a un certo punto tra popolazione e risorse arrivava il disaccoppiamento, ragionava in termini di cibo. Oggi siamo più evoluti, no? E quel vecchio basettone oggi è quel nuovo basettone, che non è un rocker, è l'economista Paul Ehrlich, che dice, no, che l'impatto è il prodotto della popolazione per l'intensità del nostro prelievo
per la tecnologia. La tecnologia però è un demoltiplicatore, diminuisce l'impatto. E la tecnologia è un progetto fatto bene. La tecnologia è anche un dibattito pubblico. Sono tutte modalità scientifiche legate anche al portato delle neuroscienze, della capacità degli attori di ridurre questi impatti attraverso l'individuazione di percorsi sostenibili. Io mi avvio verso la chiusura perché sono 10 minuti e voglio rispettare il tempo che ci è stato consentito. Abbiamo bisogno sicuramente di tante altre cose. Abbiamo bisogno di un accesso all'informazione ambientale che valorizzi l'enormità delle banche dati e degli studi che per esempio ci sono sul portale delle valutazioni ambientali. Se voi pensate che ogni proponente deposita uno studio, un monitoraggio bifaunistico su specifici luoghi, ecco, questa è una banca dati di informazioni importantissima per il pubblico, che quindi può non più sospettare, come anche per il pubblico o il proponente che ha degli elementi da valorizzare senza dover duplicare studi e costi. Dobbiamo ingegnerizzare meglio i procedimenti perché i tempi che abbiamo a disposizione sono pochi e ovviamente una maggiore aiuto da parte delle tecnologie informatiche, insomma il down del nostro portale ci insegna tanto, sicuramente aiuta di sicuro tutti. E poi il ricorso alla condizionalità. La complessità non può essere ridotta a un sì o un no, la complessità si affronta con la condizionalità. Grazie ai risultati del dibattito pubblico, nell'ambito della valutazione dei progetti, nell'ambito dell'approvazione dei progetti, si può dar vita a quello che è il second best, quindi un risultato che incorpora delle condizionalità importanti che possono andare anche a soddisfare così i bisogni, le necessità, le visioni, le specifiche esigenze di un territorio che spesso e volentieri all'interno della formattazione dell'infrastruttura, strutturazione possono trovare delle risposte anche gratificanti che smussano il conflitto e che danno risposta a tanti piccoli interessi. I principi sono tantissimi e sono stati costruiti in tutti questi anni dal diritto europeo, dalle sentenze che si sono occupate di conflitti, dagli studiosi che li hanno analizzati. Abbiamo oggi anche queste due grandi driver, quelle del diritto scritto, no? Della logica del command and control, ma anche la logica del nudging che ci accompagna. Linguaggi comuni sono anche le linee guida, sono i codici di condotta, sono le normative uniformi, la tassonomia ambientale. Ecco, abbiamo un terreno comune veramente fertile ed è proprio questo terreno comune che forse ci può far trovare una via di mezzo, no? Tra me piacciono tantissimo questi due quadri, uno è la Torre del Silenzio di De Chirico e l'altra è la splendida Torre di Babele di Bruegel. Non necessariamente dobbiamo fare le Cassandre, come anche non necessariamente dobbiamo rendere tutto complicato parlando mille voci. Ecco, l'auspicio penso di tutti noi è quello che il dibattito pubblico sia il luogo dove si riesce a trovare un linguaggio comune che è quello di una sostenibilità popolata e con molto radicamento geografico. Grazie a voi davvero per l'invito e per i bellissimi stimoli che abbiamo ricevuto. Grazie tantissimo a te, Paola Brambilla, per questo intervento anche che ci apre molte prospettive anche di pensiero sull'esercizio, sulle sperimentazioni che stiamo facendo. Abbiamo quasi finito il tempo, ma ovviamente ci prendiamo un po' più di tempo perché naturalmente è molto importante adesso sentire quali sono le considerazioni conclusive della Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, la Commissione che rende tutto questo possibile, perché ricordiamoci che la legge è stata approvata nell'agosto 2018, il decreto attuativo del dibattito pubblico, lo rispondevo a una domanda in chat, e non è stato applicato fino a che non è stata istituita esattamente 2 anni e mezzo dopo la Commissione Nazionale presieduta dalla consigliera Cittadino. Quindi grazie moltissimo di essere in quella posizione non facile in cui sei e a te la parola. Grazie Caterina. Sono io che ringrazio tutti perché davvero questo pomeriggio io ho ascoltato e ho anche imparato tante cose interessanti. Grazie anche a Yolanda per un convegno, un webinar che non parte in maniera scontata, poteva succedere, ma parte con una domanda che pone dei dubbi. È ancora utile uno strumento come il dibattito pubblico
che è stretto e costretto fra tempi in alcuni casi molto molto abbreviati e che non consentono forse qualche volta non consentono quello che dovrebbe invece ottenere, si dovrebbe ottenere dal dibattito pubblico, una consapevolezza maggiore da parte dei cittadini e anche da parte delle amministrazioni della complessità delle questioni che il territorio può, dal territorio possono emergere, e quindi anche il tempo per una riflessione sull'opera. Devo dire comunque che tutti gli interventi che si sono succeduti fronte amministrazione, enti attuatori e fronte società civile in qualche modo mi hanno confortato, cioè poiché mi è sembrato di cogliere da parte di tutti la conferma dell'utilità di uno strumento che davvero nel nostro ordinamento è inedito, è innovativo e anche sfidante. Vedete, quando il governo si è posto il problema del PNRR, la cosa più semplice che si poteva scegliere era proprio quello di eliminare il dibattito pubblico, benché appunto appena costituita la commissione, poiché la pressione di raggiungere determinati risultati in breve termine poteva indurre, come aveva fatto il governo precedente, a rendere tutto facoltativo, cioè non più obbligatorio, come invece per alcune tipologie di opere, per alcune soglie dimensionali oggi è previsto, di rendere tutto facoltativo, oppure addirittura per la pressione del tempo di eliminarlo. Quindi è chiaro che è stata una scelta coraggiosa. Coraggiosa perché, per quanto compresso in davvero poco tempo, sono sempre mesi che in qualche modo allungano i tempi della realizzazione dell'opera. Certo, da questo punto di vista, quindi la scelta del governo di confermarlo è stata coraggiosa e ulteriormente sfidante, proprio perché peraltro il dibattito pubblico, il procedimento, le linee guida della commissione nascevano proprio in quei giorni. Quindi rispetto a un istituto comunque nuovo e che non era ancora, che non era per niente consolidato, totalmente nuovo, rischiare di prevedere comunque che il dibattito pubblico fosse necessario anche per le opere del PNRR è stato un rischio ulteriore. Come è stato comunque mitigato un pochino questo rischio? Intanto con la possibilità di avviare il dibattito pubblico non sull'ambito del progetto complessivo, ma intervenendo per lotti funzionali. Faccio l'esempio della Salerno-Reggio Calabria, ci sono i primi due lotti, il dibattito pubblico per quanto riguarda lo svolgimento operativo, eccetera, di un primo lotto si è completato, ma ce ne saranno anche altri. Quindi, attraverso i lotti e i lotti funzionali, il dibattito, l'opera parte, ma riguarda una parte del territorio. Per cui al primo lotto e al primo dibattito pubblico se ne svolgeranno anche altri. Quindi questa sicuramente è stata una scelta che mitiga la difficoltà dovuta a tempi molto ristretti, perché su un unico territorio, parlo della Salerno-Reggio Calabria perché davvero è per il percorso a cui fa riferimento l'opera,
ce ne saranno tanti e quindi ogni territorio avrà il suo tempo per poter svolgere questioni, per poter svolgere confronti, per poter svolgere una, diciamo, tutto quello che è necessario e che verrà dal territorio. E quindi questa è una prima cosa. Certo, come ha detto l'ingegner Macello, nelle opere del PNRR, quelle appunto sottoposte a procedimento abbreviato, si parte con il progetto di fattibilità tecnico-economico, scelta anche questa, secondo me, del tutto, come dire, obbligata da parte del governo. Poiché le grandi opere non sono solo quelle che stanno nel PNRR, progetti di grandi opere ce ne stanno al territorio, ma però per l'esigenza di concludere entro certi termini sono state inserite nel PNRR le opere che sono più cantierabili, più immediatamente cantierabili. Avere quindi un progetto, svolgere un dibattito pubblico su un progetto piuttosto che su alternative, su diverse alternative, sul documento di fattibilità che appunto contiene diverse alternative, ma su un progetto già definito, è chiaro, conseguenziale, che può creare, così come non ce lo nascondiamo, ha creato in qualche caso un po' di conflittualità da parte del territorio che si è sentito in qualche modo costretto a dover parlare soprattutto di quel progetto e non a poter rimettere in qualche modo in discussione alternative progettuali che magari ad alcuni erano più congeniali rispetto ad altri, anche se la commissione ha sempre spinto i coordinatori, al di là del fatto che si interviene su un progetto di fattibilità, a dare attenzione nel caso in cui il territorio mette sul tavolo anche alternative diverse e quindi ad aprire la discussione anche su questo. E poi, diciamoci anche qui la verità, parliamo in maniera, diciamo, aperta e trasparente, è chiaro, è evidente che se è il legislatore ad aver individuato determinate opere, l'opzione zero, che sono nel PNRR e su cui il governo ha preso l'impegno di concludere entro certe date, è chiaro che l'opzione zero, vale a dire non l'opera, secondo noi non si dovrebbe fare, quella necessariamente viene meno, poiché non è nemmeno una decisione del governo, che quindi si può, diciamo, ma è una decisione del legislatore, è una decisione del legislatore che comporta, come dire, conseguenze anche a livello europeo. Quindi queste difficoltà, ma anche questo coraggio che ha avuto il governo a inserire, a rendere obbligatorio il dibattito pubblico sulle opere del PNRR, è qualcosa che noi abbiamo avvertito nel corso di questi dibattiti pubblici, soprattutto in relazione ai quattro che si sono conclusi. È chiaro, lo diceva anche l'ingegner Marzi, che nel momento in cui ANAS, dove l'ha potuto fare perché non previste nel PNRR, ha aperto il dibattito pubblico sul documento di fattibilità, noi abbiamo visto, e lo ha avvertito anche appunto lo stesso ente attuatore, che quel dibattito pubblico è stato più sereno, più tranquillo, e anche il sentiment dei cittadini è stato diverso in qualche modo, perché hanno avuto la percezione che si poteva discutere di
di tutto, di più cose, di alternative, non solo di un determinato progetto. Tenuto conto peraltro anche che i tempi sono diversi, poiché se il dibattito pubblico si apre sul documento di fattibilità vuol dire che è il procedimento ordinario e quindi che quantomeno è il doppio del tempo che si ha a disposizione. In ogni caso, diciamo che i dibattiti pubblici che si sono conclusi, anche se sono pochi in questo momento, hanno dato attraverso il monitoraggio insomma, che la Commissione fa sui singoli dibattiti pubblici, hanno consentito alla Commissione di valutare e di capire che forse qualche aggiustamento, qualche ulteriore raccomandazione si poteva fare. E mi riferisco, diciamo, alla raccomandazione numero 3. Le prime due sono state le linee guida, cioè quelle che la Commissione ha fatto per il procedimento ordinario e per il procedimento abbreviato, in cui in maniera semplice, almeno per quanto abbiamo potuto, abbiamo dipanato un procedimento che davvero nelle norme era difficile e complesso e che sicuramente sono convinta, perché me l'hanno dimostrato i fatti, ha aiutato tutti noi gli enti attuatori, i coordinatori eccetera, a capire le singole fasi e a confrontarci, a collaborare affinché tutto potesse andare in qualche modo nel verso giusto. La raccomandazione numero 3 nasce invece proprio da ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo avvertito. E che cosa ha voluto, diciamo, dire? Ha chiesto alcune cose. Ci siamo resi conto che la fase della pubblicità, cioè quella che consegue all'avvio del dibattito pubblico, era carente, poiché non riguardava tutte le amministrazioni coinvolte, cioè se tutti i comuni coinvolti nel percorso autostradale, tutti i comuni coinvolti, le regioni, le province coinvolti nel percorso ferroviario. E allora abbiamo chiesto che venga fatta più puntuale, che venga spiegato in ogni home page dei siti delle singole amministrazioni qual è il contenuto del dibattito pubblico in maniera semplice, eventualmente aggiungendo la mappa su cui si realizzerà l'opera e quant'altro. Abbiamo però anche chiesto un'altra cosa, che il coordinatore ci illustri ancora prima o mentre presenta il progetto di dibattito pubblico come ha fatto l'analisi del territorio, importantissima, proprio per quell'inclusività che il dibattito pubblico deve avere e che giustamente non deve riguardare soltanto la società civile attrezzata, perché quella interviene anche se non è raggiunto, lo sa, ma anche i singoli cittadini. Quindi abbiamo chiesto una maggiore attenzione in qualche modo ai coordinatori che nel momento in cui presentano il progetto di dibattito pubblico ci illustrino i modi e l'analisi del contesto territoriale per capire se gli stakeholder, diciamo, che devono essere coinvolti possano essere tutti. E poi abbiamo chiesto anche diciamo, che venga rilevato il sentiment. A tale proposito posso comunicare che a breve Commissione sta studiando dei questionari proprio per la rilevazione del sentiment, della percezione da parte dei cittadini sul dibattito pubblico, quindi sugli incontri eccetera a cui hanno partecipato, cosa molto importante, poiché questa ci consentirà dall'altra parte di comprendere appunto se cosa, in che modo sia migliorabile. Chiederemo ai coordinatori di darci una mano nella diffusione di questi
di questi questionari che riguarderanno non soltanto il pubblico ma anche gli enti attuatori e le amministrazioni coinvolte. In quest'ultimo caso naturalmente non saranno anonimi ma saranno chiaramente come dire, tipo interviste. E poi ecco, su questo è una cosa molto importante, poiché sì, tutti lo sappiamo, tutti e da tutti è stato emerso quanto sia importante informare, ascoltare, partecipare. Però che è già una cosa importantissima, per carità, come dire, la partecipazione e il confronto, affinché come dire, anche le scelte decisionali siano più consapevoli, sia da una parte che dalla parte dei cittadini. Però secondo me il dibattito pubblico ha un'utilità ulteriore ed è questa che va forse diciamo detta in maniera più esplicita a tutti quelli che partecipano all'incontro, soprattutto ai cittadini. Ed è quella di consentire attraverso appunto questo procedimento strutturato che arrivi sui tavoli decisionali tutte le questioni che sono state sollevate, tutte le problematiche che sono emerse e che per ogni questione, per ogni problematica sollevata, anche per i pareri ovviamente positivi, eccetera, siano indicati i documenti che sono stati presentati per eventuali approfondimenti. Perché questo è importantissimo, soprattutto per il procedimento ordinario. E questa è stata, diciamo, l'ultima richiesta, in qualche modo, sollecitazione che noi abbiamo fatto nella raccomandazione numero 3, dove abbiamo chiesto ai coordinatori che la relazione contenga una sorta di schedatura appunto di tutte le questioni che sono emerse, con indicazione dei documenti o dei verbali in cui si è approfondita quella singola questione e che ci dicano se per qualcosa, diciamo, la questione si sia già risolta, poiché l'ente attuatore, l'amministrazione competente ha già deciso di aderire a questa richiesta, e quali invece siano rimasti così. Questa sarà fondamentale, perché nel momento in cui, soprattutto nel procedimento abbreviato, dove ricordo la relazione funge da dossier conclusivo, quindi non c'è un dossier conclusivo da parte dell'amministrazione o dell'ente attuatore, abbiano chiaro che cosa è emerso dal dibattito pubblico, che cosa, diciamo, qual è questo sentire dai diversi attori che nei singoli interventi, nei singoli incontri hanno detto e si sono svolte. Quindi questo elemento del dibattito pubblico, fare arrivare la voce, non soltanto ascoltare e negli incontri fra amministrazione e popolazione o comunque società civile confrontarsi, ma anche fare in maniera che attraverso appunto la relazione arrivi nel momento in cui di queste questioni che si sono discusse, di quelle accettate, di quelle che non lo sono state, chi decide sull'utilità dell'opera, quindi la conferenza dei servizi, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e poi il Comitato Speciale, possa averne cognizione in maniera puntuale. Ed è questa la scommessa poi vera, cioè sono arrivate alla Commissione lamentele, va bene, noi parliamo, ok, raccontiamo le nostre problemi, eccetera, poi tutto finisce. Non finisce tutto, finisce sul tavolo di chi deve decidere, e chi deve decidere avrà un quadro chiaro di tutte le questioni emerse e dovrà motivare quale e perché accettare o quale e perché non accettare. Insomma, ecco, non è qualcosa quindi che si conclude nel momento operativo, ma è qualcosa che
farà storia e proseguirà il suo percorso nelle fasi più decisionali. Quindi questa era una cosa a cui tenevo molto di poter dire. Io ho, diciamo, come commissione, penso che ci siano ancora tante cose che si possono migliorare, però sono convinta di una cosa, che quella che l'Italia, diciamo, sta percorrendo è qualcosa di totalmente diverso anche rispetto al dibattito pubblico francese, a cui tutti noi guardiamo con ammirazione per il lungo percorso interessante e autorevole che ha fatto. Ma è la strada nostra, la strada italiana al dibattito pubblico, coraggiosa per alcuni versi, migliorabile per altri, tanto siamo ancora davvero in una fase iniziale. Però, diciamo, sono quindi convinta che nel percorso ulteriore, al di là dei rigassificatori e dello stop che ha ricevuto il dibattito pubblico, ma non solo il dibattito pubblico, appunto anche la via, per questo aspetto, tenete conto tuttavia che a settembre, ottobre, per questioni legate appunto alla crisi energetica, alla guerra, eccetera, noi avremo problemi di energia e in qualche modo ci dovremo riscaldare nel prossimo inverno e forse, probabilmente, in maniera anche alternativa nelle fonti di approvvigionamento rispetto a quello che abbiamo. Quindi i tempi probabilmente sono ristretti, non lo leggo, devo essere, anche se qui sono come commissione, quindi dovrei difenderlo, però cioè, i tempi ristrettissimi mi inducono a vedere questo stop con un po' di ragionevolezza rispetto alle necessità che dovremmo avere nell'imminente prossimi mesi autunnali e invernali. Quindi ho finito di dire quello che volevo dire, ho cercato di essere sintetica e di puntualizzare soprattutto su questi aspetti. L'impressione che noi abbiamo è quello che dal nostro ovviamente punto di vista è che comunque riceviamo continuamente richieste da parte del territorio, ma anche delle associazioni di cittadini che vogliono, chiedono alla Commissione di intervenire per svolgere dibattiti pubblici là dove si stanno costruendo opere e dove il dibattito pubblico non è stato previsto. E questo, al di là di tutto, a me sembra un ottimo segnale. Ho finito, grazie. Grazie molte alla Presidente della Commissione. Purtroppo sono arrivate alcune domande proprio all'ultimo. Siamo molto oltre l'orario di chiusura, quindi non le possiamo cogliere, ma ci saranno altri appuntamenti, probabilmente. Prego, prego, volevo proprio ricordarti. Ho dimenticato una cosa, che la Commissione Nazionale con la SNA ha organizzato un corso che si terrà presso la SNA nei giorni 20, 21, 27 e 28 giugno. Il link è un corso rivolto alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche, poiché l'ordinamento prevede che la scelta del coordinatore in una prima battuta, in fase, debba essere, diciamo, scelto, questa figura deve essere scelto fra un dirigente delle pubbliche amministrazioni. Laddove questo dirigente, la pubblica amministrazione, non ha una figura professionale che possa svolgere questo ruolo, si rivolge al mercato. E fino ad oggi, come tutte e 10 dibattiti pubblici, hanno avuto questa scelta, poiché non ci sono figure professionali adeguate. E allora la Commissione proprio mi ha fatto un punto d'onore,
e ha voluto organizzare un corso che si chiama Il coordinatore del dibattito pubblico. Diciamo, ci si può registrare, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni si possono registrare presso la SNA. Sulla page del sito della commissione c'è una news e anche da lì è ricavabile il link a cui si può accedere per potersi registrare. È una cosa importante, perché è un ruolo che a parer mio darà grande soddisfazione anche alla dirigenza pubblica, una funzione nuova, una funzione prestigiosa, diciamo un modo di lavorare diverso rispetto a tutto ciò che fino ad oggi è stata la dirigenza. Ed è un ruolo che, sono sicura, andrà sempre più a essere, come dire, richiesto, poiché il dibattito pubblico avrà anche in futuro una sempre più grande espansione. Quindi mi raccomando, le amministrazioni che ci sentono, di promuovere questo corso e di far iscrivere tutti quelli che pensano di poter avere interesse ad avviarsi in una professione moderna, multidisciplinare e bella. Ecco, bella. Ok, era questo. Grazie molto Caterina. Ci avviamo veramente alle conclusioni che vorrei facesse il direttore Sauro Angeletti, anche perché tutto ciò è organizzato nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, ma abbiamo tutta la durata del piano per realizzare iniziative di confronto come questa. Prego Sauro, a te la parola. Grazie Yolanda, veramente un minuto perché sono state dette talmente tante cose interessanti che potremmo andare avanti per ore, ma dobbiamo fermarci. Io volevo innanzitutto, nell'ordine, ringraziare te e ringraziare tutti i partecipanti, perché adesso gli altri non ci sentono, è stato il webinar più interessante dell'intera settimana dell'amministrazione aperta. E anche ai colleghi che ponevano delle domande, ribadisco quello che diceva Yolanda, non finisce qua, nel senso che oggi abbiamo toccato con mano la rilevanza di un tema che non è per iniziati è sicuramente un tema specialistico, ma non a caso si inserisce nell'alveo di una strategia di governo aperto, di amministrazione aperta, che riguarda tutti. Da questo punto di vista io chiudo con alcune battute. La prima è che ho capito che c'è tempo per fare dibattito pubblico. Il dibattito pubblico non è una perdita di tempo, perché genera valore pubblico, che poi è il motivo per cui le amministrazioni pubbliche dovrebbero esistere. La seconda cosa che ho imparato, l'ho detta, che non è un tema da iniziati, perché poi chi non fa un mestiere, chi non sta in frontiera, chi non si occupa di interventi specifici come i colleghi, vede le cose con distanza. Terzo, abbiamo degli strumenti e naturalmente la sfida si gioca sul tavolo dell'implementazione. Non bastano sicuramente le norme, ma se c'è determinazione, se c'è una strategia trasversale alle amministrazioni come quella del governo aperto e se c'è una partnership tra il pubblico, le organizzazioni della società civile e più in generale i portatori di interesse, sicuramente tutti riusciamo a fare meglio il nostro mestiere, ma anche a spiegare meglio che il nostro mestiere a diversi livelli, dai tecnici quali noi siamo ai politici, è quello della composizione di interessi, e quindi anche questo va spiegato, anche per evitare che poi il dibattito pubblico, che è un esercizio, lo dico non in termini riduttivi, fondamentale, si traduca solo in aspettative disattese. Quarta considerazione telegrafica, pure noi nel nostro piccolo crediamo talmente in questa politica pubblica e trasversale che intanto pubblicizzeremo nell'ambito di OGP il corso che ci segnalava la consigliera Cittadino, ma secondo poi noi stessi non si sono ancora materializzati, ma abbiamo chiesto di implementare l'offerta formativa della SNA con corsi più basici, se vogliamo, che però siano rivolti a tutti i dipendenti e i funzionari pubblici sui temi del governo e dell'amministrazione aperta, perché questa vogliamo che sia e si affermi veramente come una competenza trasversale.
Ho detto troppo, io veramente vi ringrazio ancora una volta a nome del Dipartimento della Funzione Pubblica per la qualità dei vostri interventi ci prendiamo l'impegno, se voi, approfittando della vostra disponibilità, per organizzare ulteriori sessioni di approfondimento, magari rivolte ad un pubblico più ampio verticalizzate su altri aspetti specifici. Grazie davvero, un saluto grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Sauro, grazie a tutti. Buona serata.